Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati. Voglio ringraziare chi si è iscritto al canale già dall'apertura del canale, quindi da un paio di anni ed è ancora qui a guardarmi, ma anche i nuovi iscritti che, nonostante non ci fossero nuovi contenuti sul canale, hanno comunque deciso di darmi la loro fiducia e di iscriversi. Mi dispiace non essere riuscita negli ultimi mesi a caricare nuovi video. La vita è stata abbastanza caotica, ma anche se non sembra, dietro ogni singolo video c'è veramente tantissimo lavoro, perché io li sto studiando, quindi non carico i video tanto per dire ho caricato un video ogni settimana, quindi c'è comunque uno studio dietro ogni singolo video. Poi dietro i 15 minuti che vedete caricati sul canale YouTube magari ci sono 2 ore di riprese, per non parlare poi del lavoro di montaggio e di editing e quindi della post-produzione prima di caricarlo sul canale YouTube. Quindi purtroppo in tutti questi mesi ho preferito dare la priorità a rispondere ai vostri messaggi, che sono diventati sempre e sempre sempre di più su Facebook, su YouTube, via email soprattutto. E non voglio dire ce la metto tutta per rispondere quasi a tutti, no, io voglio rispondere a tutti voi, quindi insomma, e questo si può evincere anche appunto dalla molla di messaggi che ci sono e delle recensioni che ci sono sulla pagina Facebook. Quindi ho dovuto penalizzare per forza i video sul canale YouTube, però spero, conto di tornarci a breve, magari anche se non settimanalmente, ma siccome ci sono delle new entry sul negozio online nelle ultime settimane, soprattutto piano piano, chi è iscritto già alla newsletter sa già di cosa sto parlando, conto di tornarci di insomma introdurvi delle nuove erbette che ci sono appunto sul negozio online, perché adesso, a parte le erbe tintorie, ci sono ci saranno quattro new entry. C'è già il Meti, di cui vi ho già parlato, che è l'erbetta anticaduta per eccellenza, perché i suoi impacchi sono fantastici, soprattutto in questo periodo di cambio stagione, ed è ideale come impacco per chi ha le lunghezze secche. Ma io vi ho già parlato approfonditamente di questa erbetta, il fieno greco, nel video che ho fatto mesi fa, di come preparare, appunto, di come idratarlo proprio per approfittare al meglio dei suoi benefici. Poi, come secondo new entry, c'è il Cedar, oppure il Zizifus, che è questa erbetta lavante e purificante del cuoio capelluto, che è fantastica, ma anche di questa penso che ve ne ho accennato nel video che ho fatto su come lavare i capelli con le farine. È un'erbetta fantastica che può tranquillamente sostituire lo shampoo, è ideale per chi utilizza le erbe tintorie, perché appunto è molto delicata e aiuta a far scaricare meno il pigmento tintorio delle erbe tintorie, e per chi ha difficoltà a far rimanere il catamo o l'indigo sui capelli, potete anche provare a utilizzarlo in minime percentuali nei vostri mix tintori, perché ci sono delle persone che hanno riscontrato degli ottimi risultati perché dicono che scaricano meno, insomma di meno, da provare. E terzo e non ultimo new entry è l'Amla, che è una potentissima erbetta ayurvedica, tantissime di voi la conoscono già, è una delle più ricche fonti di vitamina C ed è fantastica sui capelli perché rilascia veramente rinforzati e volumizzati, cioè veramente regala un impacco di Amla, regala un volume estremo, ed è fantastica anche come maschera viso oppure come tonico, perché svolge un'azione illuminante fantastica proprio grazie all'alta percentuale di vitamina C. E quarta new entry è diciamo una erbetta riflessante che in tantissime 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 di voi, in tutti questi ultimi anni, 2-3 anni, mi state chiedendo come fare a colorare i capelli bianchi o comunque i capelli biondi con le erbe tintorie. Ebbene, Vera Barbaro è una delle erbe tintorie che vi può aiutare in questa missione, diciamo così.
La quarta new entry, che sarà a breve disponibile appunto sul negozio online, che colora i capelli chiari, naturalmente biondi o bianchi, con riflessi dorati, quindi dona dei riflessi dorati molto caldi. Come mi potete aiutare voi? Personalmente ho già acquistato delle extension di capelli bionde, sulle quali poi io farò delle prove per farvi vedere come potete raggiungere varie tonalità di biondo oppure di castano chiaro, variando le percentuali nei vari mix. Il problema mio è che se l'extension ed è accertato sono di un colore biondo ottenuto tramite decolorazione, nel momento in cui io voglio provare a farvi vedere come ottenere un castano cenere, è impossibile, perché nel momento in cui io applico l'acacia e il katam su una ciocca decolorata, che colore verrebbe fuori? Un bellissimo biondo cenere dai riflessi verdi. Già provato. Quindi, come mi potete aiutare voi? Se per caso voi stesse, vostra mamma, vostra amica, vostra sorella, la vostra vicina ha i capelli bianchi oppure biondi e ha intenzione nel prossimo futuro di tagliarli, grazie se potete inviarmi una o due o tre ciocche, quello che volete, che insomma vi torna più facile, via posta. Vi ringrazio veramente, perché è una missione impossibile praticamente riuscire ad ottenere delle ciocche di capelli chiari, naturalmente chiari, che sia castano chiaro, che sia biondo cenere. Non riesco a trovare da nessuna parte delle ciocche naturali. Quindi se in passato vi ho sempre fatto vedere i risultati, soprattutto partendo dalla mia ricrescita bianca, quindi come ottenere il castano, il nero e così via, stavolta mi risulta veramente difficile e impossibile, ed è essenziale il vostro contributo. Ovviamente chi sarà così gentile da inviarmi, poi mi contattate, vi lascio nell'info box del video l'indirizzo email, e chi è pensa di poter contribuire a questa causa, grazie. Se mi volete scrivere, poi vi manderò l'indirizzo dove poter spedire le ciocche o la ciocca. Mi accontento anche di una ciocca, ben venga, perché veramente io mi rendo disponibile e voglio dedicarci del tempo e venirvi incontro e ad aiutare voi e anche chiunque altro abbia ancora dei dubbi o dei tentennamenti al riguardo delle tonalità che si possono raggiungere grazie alle erbe tintorie. Però in questo caso ho veramente bisogno del vostro aiuto, quindi grazie se riuscite ad aiutarmi, perché ne ho parlato anche su Facebook con poco successo, quindi se riuscite comunque a trovare da qualche parte delle ciocche bionde, spedirmele, mi raccomando, quindi non trattate chimicamente, non decolorate, naturali, grazie. E prima di chiudere volevo chiedervi anche di lasciarmi giù nei commenti del video dei suggerimenti per quanto riguarda i prossimi video. Se avete delle perplessità, se avete dei dubbi, se avete delle necessità in merito a degli specifici argomenti, io i video li faccio proprio per venire incontro alle vostre richieste, quindi qualsiasi suggerimento è assolutamente benvenuto. Vi ringrazio per avermi seguita oggi. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!